Salve a tutti e benvenuti nella camera di M. Oggi vi voglio raccontare una storia, forse la storia più antica e conosciuta da tutti. La storia sulla nascita di Gesù Bambino. Perché sapete, nel mio canale, oltre a parlarvi di cinema, a volte ho affrontato anche i temi religiosi e quindi oggi vi voglio parlare della nascita di Gesù Bambino, il figlio di Dio. Allora, iniziamo subito con questa storia. Iniziamo come direbbero tutti, con... C'era una volta, tanto tanto tempo fa, nell'anno zero, tra il 24 e il 25 dicembre, una coppia formata da Maria e Giuseppe misero al mondo un bambino e lo chiamarono Gesù. Ecco, in questo incipit della storia ci sono ben due errori, cari miei telespettatori. Così, alla mai buongiorno, però. Infatti, Gesù Bambino, Gesù, non è nato tra il 24 e il 25 dicembre a mezzanotte e non è nato nemmeno nell'anno zero. E allora, quando è nato Gesù Bambino? Ci sono tante tante teorie scientifiche, approvate, storiche, che dicono che Gesù Bambino in realtà sia nato tra l'8 avanti Cristo e il 4 avanti Cristo. Cosa? Quindi Gesù Bambino è nato prima ancora della nascita di Gesù Bambino? Ebbene sì. E ora facciamo un po' di storia, altro che favole. Nell'8 avanti Cristo, l'imperatore Augusto indice un censimento, e questo si sa, e Giuseppe e Maria prendono le loro cose e si dirigono verso Betlemme, perché loro erano a Nazareth e Giuseppe il censimento doveva farlo dove era nato, quindi partono con l'asinello. Cosa succede? Che durante il viaggio Maria era già incinta e come sappiamo nasce a Betlemme. Allora, però si sa benissimo che Gesù Bambino è nato prima della morte di Erode il Grande. Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo. Ecco bene, quindi è nato tra l'8 avanti Cristo, quindi con il censimento indetto dall'imperatore Augusto, e il 4 avanti Cristo, quando è morto Erode il Grande. Tra questo lasso di tempo è stata collocata la vera nascita di Gesù. Ma secondo voi, l'imperatore Augusto aveva indetto un censimento nel mese di dicembre all'inverno freddo e avrebbe dato già a un popolo ribellioso di suo l'idea di farsi fare chilometri e chilometri a piedi o con l'asinello per andare a fare un censimento? È quasi improbabile, e quindi avrà deciso di indire questo censimento nei mesi un gocciolino più miti o caldi, quindi è probabile che questo censimento sia stato indetto tra agosto e ottobre. Altra cosa fondamentale lo viene detta nel Vangelo di Luca, dove viene detto che i pastori vedono un angelo e l'angelo dice: è nato il figlio di Dio, andateli a portare a omaggiarlo. E Betlemme è risaputo che nel mese di dicembre sia abbastanza fredda, le notti sono gelide, molto piovose. E cosa ci fanno dei pastori a dicembre inoltrato di notte con le loro pecore? È abbastanza improbabile che a dicembre dei pastori siano fuori di notte con le loro pecorelle. Quasi più probabile che invece Gesù sia nato nei mesi più miti, più favorevoli anche per un fattore climatico, per portare il gregge al pascolo, quindi è stato collocato a ottobre. Gesù Bambino non è nato né dalla notte del 24 e il 25 dicembre né nell'anno zero. Se dobbiamo dare un'ipotetica data alla nascita di Gesù, allora dobbiamo dire che è nato a ottobre
tra l'8 avanti Cristo e il 4 avanti Cristo. Quindi ora non saremo nel 2020, ma saremo tra il 2021 e il 2025. Ma questo errore chi l'ha fatto? La datazione del 25 dicembre del 1 avanti Cristo fu stabilita dal monaco orientale Dionigi il Piccolo, vissuto tra il V e il VI secolo. In base ai Vangeli e alla tradizione, collocò la nascita di Gesù nel 754 anno della fondazione di Roma. Il monaco introdusse anche l'usanza di contare gli anni dalla incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, per cui il primo anno dopo la nascita di Gesù divenne l'anno 1 dopo Cristo. E invece il 25 dicembre, come mai festeggiamo la nascita di Gesù? Qui dobbiamo ritornare alla tradizione pagana. Infatti il 25 dicembre era il compleanno dell'imperatore. Aureliano consacrò il Tempio del Sole Invictus proprio il 25 dicembre del 274. Nel corso di una festa chiamata Dies Natalis Solis Invicti, giorno di nascita del Sole Invitto. Quindi il cristianesimo, essendo una religione nata da poco, decise di riutilizzare delle feste pagane e renderle cristiane. Il 25 dicembre era la festa dell'imperatore, era il compleanno dell'imperatore perché era la festa del sole, e i cristiani decisero di prendere il 25 dicembre e collocarci la nascita di Gesù Bambino. Il 25 dicembre è una data simbolica. Gesù il Bambino è nato per davvero, perché storicamente è provato che Gesù di Nazareth nacque, però non il 25 dicembre e nemmeno nella mezzanotte del 24 dicembre. Ecco, ho provato a spiegarvi molto molto sinteticamente come mai noi il 25 dicembre festeggiamo il Natale. E perché questo video? Per la polemica che c'è stata e che continuerà a stare sul fatto che il nuovo DPCM ha deciso di anticipare di 2 ore la veglia di Natale. E questo video è per tutti questi, per tutti quei Mattei, per quelle tutte Giorgie che si stanno lamentando. È una data simbolica. E poi, se al Papa gli va bene, alla CEI gli va bene, a noi credenti, praticanti, non ci cambia, secondo me, niente. Perché dobbiamo fare polemica su tutto? Mi sembra che sia la moda del giorno, la moda del momento, fare polemica su qualsiasi cosa. E godiamoci questo Natale, visto che questo 2020 è già stato un anno di merda, festeggiamo senza fare polemica.